Si comincia per una passione, poi nel mio caso io arrivo da una famiglia in cui i miei genitori, i miei familiari facevano un altro lavoro e quindi c'è stata un po' di difficoltà a far capire che avevo questa passione grande per la cucina, tant'è vero che loro mi mandarono in un ristorante nella zona dove abito io, prima ancora di iniziare la scuola alberghiera, proprio per provare quello che era un ristorante, lavorare in un ristorante, con la speranza o con l'obiettivo di farmi desistere. In realtà successe la cosa contraria, che ancora di più mi appassionai a questo mondo, a questo lavoro, quindi scuola alberghiera, stagioni, tutta la trafila classica. La prima cosa da fare per la nostra ricetta è la pasta. La pasta è una pasta all'uovo classica italiana, fatta con farina 00 e rossi d'uovo. Dopo averla impastata, la lasciamo riposare alcuni minuti in frigo coperta con un panno. Dopodiché la tiriamo alla nostra sfogliatrice. Ecco qua, facciamo delle lusanghe di pasta il più sottili possibili. Ecco qua, ottenute le nostre sfoglie di pasta che poi faremo cuocere. Io sono sempre stato, fin da ragazzino, guarda, spendevo tutto quello che guadagnavo andando a lavorare in libri e riviste di cucina. E poi subito dopo, quando sono ancora cresciuto, lo spendevo andando a mangiare in questi ristoranti di questi grandi chef. Nel frattempo prepariamo il ripieno con delle zucchine. Zucchine, possibilmente queste qui fresche col fiore. Veramente ho studiato veramente molto la cucina francese all'inizio, quella spagnola, quella austriaca, tedesca, proprio perché è una mia passione, è un mio interesse. E sono tanti chef che mi hanno un po' influenzato e in diversi periodi. E quindi citarne uno forse sarebbe sbagliato, però ce ne sono stati tanti. Adesso a questo punto prendiamo le zucchine e con una mandolina fine le tagliamo alla mela. Prendiamo anche i nostri fiori e li tagliamo a pezzettini. Ovviamente più sono fresche le zucchine, meglio è. Il fiore rimane sicuramente meno amaro, dolce. Ho cercato sempre come una spugna, di assorbire le tecniche, i concetti, i pensieri, i modi di lavorare. E questo lo faccio ancora oggi. Ancora oggi, nonostante noi abbiamo una nostra linea di cucina, un nostro pensiero, un nostro lavoro che portiamo avanti perché ci crediamo, sono sempre molto curioso e infatti cerco sempre di capire cosa succede intorno. Poi capire serve per poi essere consapevoli che quello che stai facendo lo senti veramente tuo, oppure se magari devi fare delle correzioni. Ecco. Però è importante aggiornarsi. Diamo un po' di olio in padella. Inseriamo le nostre zucchine con i fiori. Sono state tagliate molto finemente, quindi hanno bisogno solo di sentire il calore, non hanno bisogno di una lunga cottura. Ovviamente in un percorso ci sono tanti, tanti momenti che ti fanno crescere, ti fanno sentire che stai prendendo possesso del lavoro. Ok. Una volta scottati, le stendiamo su una teglia e le facciamo raffreddare completamente. Sui 18 anni così, quando già guidavo una squadra di persone anche più anziane di me, ho capito che probabilmente, insomma, stavo andando sulla direzione giusta, ecco. Prepariamo ora la crema che serve per amalgamare le nostre zucchine. Circa 330
grammi di panna, un 100 grammi, 100-120 grammi di parmigiano grattugiato finemente, e poi due uova intere, battiamo il tutto. Questa qui è una base. Adesso prendiamo la nostra base e la facciamo cuocere a bagnomaria per alcuni minuti, fino a quando si spessirà, dovrà arrivare a circa una temperatura di 90 gradi. Se avete un forno a vapore a casa, lo potete fare anche in un forno a vapore dentro degli stampini tipo degli sformati. Quando abbiamo aperto il ristorante nel 90, io e mia moglie eravamo molto, molto giovani, e quindi c'era la tensione, la paura di sbagliare, c'erano anche l'inesperienza della gioventù. Una volta cotta e raffreddata, questo è il risultato di una crema semidensa che servirà a impastare le nostre zucchine e fare la farcia per quella che sarà la lasagnetta. Abbiamo capito dopo un po' di mesi che vedevamo che comunque c'era un buon feedback da parte dei clienti che ritornavano, quindi questo ci ha dato sicurezza. A questo punto riprendiamo le nostre zucchine fredde, mettiamo la nostra crema. Questo è un procedimento che si può fare anche in precedenza, anche a casa, sicuramente il giorno prima, un giorno prima per l'altro, non ha problemi. Qui non aggiungiamo ulteriore sale, abbiamo usato un parmigiano molto, molto stagionato, e poi in più ci sarà a condire il tutto una crema di acciughe, quindi molto saporita, molto gustosa. Quando eravamo molto giovani, che avevamo aperto il nostro ristorante, ovviamente quando arrivavano i clienti, soprattutto le persone un po' anziane, così rimanevano sempre un po' stupefatte di vedere due ragazzi, mia moglie Sara e me, così, quindi c'era sempre un po' di titubanza. E una delle cose che più mi dava soddisfazione era quando poi dopo il primo o secondo piatto li vedevi rilassati, contenti, felici, dicevano boh, insomma. Facciamo cuocere la nostra pasta in acqua bollente salata. Cuocerà in pochi istanti, poi la tiriamo su, mi raccomando, con un mestolo, e la raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Facciamone un'altra. E subito dopo sono arrivati alcuni riconoscimenti da qualche guida che ci hanno ancora dato maggiore consapevolezza e stimolo sempre a migliorare. Quindi diciamo l'inizio sicuramente è stato un momento un po' difficile. Ora prendiamo un canovaccio pulito, lo stendiamo e asciughiamo la nostra pasta. Asciughiamo con un foglio di carta. Un altro momento importante, al tempo stesso, così, che è stato un attimo un ripartire da zero, è stato recentemente col trasferimento del ristorante all'interno della Reggia di Venaria, quindi in un contesto molto più grande, molto più importante, dove c'erano molte aspettative su quello che era il nostro lavoro. E quindi ovviamente anche lì le tensioni e la paura di fare qualche errore ovviamente c'è, e credo che sia giusto che sia così. A questo punto inseriamo ecco qui la nostra farcia, la spalmiamo in modo uniforme. Sono tutti passaggi molto semplici da fare anche a casa. Ecco qui, ben stesa. Con l'aiuto dello straccio la
arrotoliamo su se stessa. Diamo una forma regolare e poi, per fare un lavoro perfetto, la facciamo ancora riposare un attimo in modo che si raffreddi completamente. La avvolgiamo in un foglio di carta e la sistemiamo in frigo. Cimentarsi sulla cucina piemontese è stato molto abbastanza naturale, insomma io sono di origini, i miei genitori sono di origini pugliesi, quindi faccio parte di tanti emigranti che si sono trasferiti al nord, però io sono nato in Piemonte, quindi ho sempre vissuto in Piemonte e quindi è stato abbastanza naturale fare una cucina piemontese, però comunque con un background di una cucina meridionale, mediterranea, quindi miscelo molto bene le due cose. Mi piace comunque una cucina leggera, a base di olio d'oliva, insomma, mi piace comunque molto la cucina mediterranea. Adesso prepariamo la salsa di acciughe, un pentolino, si parte da freddo, questo ha un gusto molto piemontese, delle acciughe dissalate e spinate, aggiungiamo dell'olio extravergine, lo mettiamo sul fuoco, partiamo da freddo appunto, a fuoco non eccessivamente alto, le acciughe si dovranno sciogliere in questo olio, volendo si può anche aggiungere dell'aglio per gli amanti del genere, si può mettere qualche pezzettino di aglio che completa la preparazione, noi al ristorante lo facciamo però senza aglio. Questa è una preparazione che possiamo anche fare bagnomaria, praticamente è una preparazione che va preparata lentamente. Sono sempre molto rigoroso, sono fondamentalmente sempre soddisfatto del lavoro che si fa. Le nostre lasagne saranno sicuramente fredde. Tagliamo a pezzi, un filo d'olio, ecco qui la nostra lasagna, qui si vedono tutte le zucchine, aggiungiamo ancora un po' di parmigiano grattugiato al di sopra. Mettiamo tutto a scaldare in forno. Lo mettiamo in forno su 250 gradi, in questo modo si creerà una piccola crosticina, o altrimenti se avessimo un forno a vapore si potrebbe anche scaldare a vapore e poi gli si dà un ultimo colpo sotto la salamandra, che è il metodo che utilizziamo al ristorante. Abbiamo trovato adesso una linea di cucina che vediamo che è comprensibile, una linea di cucina che ha un approccio facile, che è moderna e al tempo stesso molto legata alla tradizione, e questo è una cucina che io, a me piace molto, la sento molto mia e vedo che è apprezzata moltissimo dalla gente, quindi questo mi conforta molto. La nostra acciuga si è praticamente sciolta e a questo punto uniamo un po' di crema di latte e frulliamo la nostra salsa con un frullatore ad immersione. Qui abbiamo ottenuto una salsa liscia. Ed omogenea. Una salsa molto saporita, molto gustosa.
Prendiamo qualche